Ci sono quei giorni che abbiamo un po' più di tempo da dedicarci, quindi che cosa facciamo? Facciamo shopping? No, niente di tutto questo, facciamo la pasta fatta in casa. Quindi farina, uova, pomodori, pecorino ma non romano, proprio pecorino del pecoraro, fatto, l'ho comprato proprio oggi. Poi cicoria già cotta, salsicce e peperoncino. Facciamo la pasta, vediamo un po' se veramente è così veloce fare la pasta all'uovo. Allora guardate, uova, allora prima di tutto una cosa, la farina non uso lo 00, uso una farina tipo 1, quindi non è tanto spinta, quindi è un po', vedete com'è quel colore, non è bianco bianco, vedete che bella, ecco qua, guardate queste belle uova. Quindi ci dobbiamo coccolare e ci facciamo la pasta fatta in casa. Io prima faccio così, me la unisco un po' così in modo tale che non sporco tantissimo. Poi la vogliamo fare un po' particolare? La facciamo un po' particolare e vediamo un po'. Allora prendo questo pecorino che ho comprato oggi e già gli diamo un buon sapore, no, dentro, così, guardate qua, così. Ah, che spettacolo, che spettacolo. Musica giusta, tranquilla, serena, nessuno ci disturba. Ecco qua, perfetto. Allora, che succede? La vedo che è un po' ci vuole un po' più di qualcosa. Vediamo un po', con un po' di acqua. E adesso facciamo così, vediamo un po'. Io ho fatto qua due uova, quindi 200 grammi di farina e poi ho messo due uova, proprio la classica, un po' di pecorino che avete visto che ho messo, e poi facciamo così. Adesso dobbiamo ammassarla piano piano. Allora, spingete, dovete spingere forte, quindi facciamo pure un po' di attività fisica. Allora c'era, mi ricordo, il mio primo posto di lavoro, che adesso ho pure l'occasione di salutarlo, ciao Renzo, e lui diceva che questa pasta aveva un nome, immaginate i castelli romani, signore, c'era una Marcella secca secca secca, poverina, bravissima a fare le fettuccine, e le chiamava la pasta alla Nazicagù, cioè che vuol dire che uno muove il sedere in questa maniera. Ecco qua, però la pasta ha bisogno proprio del calore e della forza, perché mano a mano che la toccate così, lei si snerva. Ecco qua, questi sono 200 grammi di pasta più due uova. Allora lasciamo così, la copriamo? Sì, con la pellicola, un secondo. Perché la copriamo con la pellicola? La lasciamo un pochino così, si riposa, tranquilla, serena. E intanto che facciamo? Facciamo una salsa. Una bella salsa, perché c'è un sacco di roba. Vediamo un po' che succede. Via. Pronti con la salsa. Mettiamo olio extravergine d'oliva. Non troppo, non troppo, perché abbiamo la salsiccia qua. Poi mettiamo cipollotto, quindi coltello, vediamo questo che taglia. Però la cipolla, facciamo attenzione, prima voglio sgranare bene la salsiccia e poi mettiamo il cipollotto, perché sennò ho paura che mi si brucia. Allora, quindi così, e questo mettiamo a parte. Salsiccia, grana grossa, guardate qui. Ah, bella, fresca. Ecco qui, quindi alzo al massimo e la mettiamo qua. Allora, è normale, chi non mangia il maiale, chi non, per motivi religiosi, chi non mangia la carne per scelte personali, non deve usare per forza la salsiccia, e se, anche senza salsiccia è buonissima, senza nessun problema. Quindi abbiamo paletta, ci mettiamo qua, sgraniamo bene, mamma mia, questa è la bontà. E adesso io approfitto, bella, pezzettoni così, mamma mia che bontà ragazzi, così, vai. Sono quei piatti che ti riscaldano, che ti fanno
sentire meglio, no? Dopo che hai mangiato, hai dormito, ti sei riposato, poi sfumiamo, così diamo una bella pulita alla wok. Qui, ecco qua. Adesso lasciamo evaporare il tutto. Cipollotto fresco, scusate, oggi già sono ubriaco, vedete il bicchiere? L'ho fatto a metà con l'operatore, voi che dite lo tratto male l'operatore? L'operatore mangia, beve, dorme, fa tutto qua. Poi, dopo, peperoncino, andiamo così, quindi piccantina, vai, così ci piace, vai. Poi, e la cipolla non ce la mettiamo, sì, eccola qua, guardate che bella, oh, questa è roba buona, lo sapete, no? Bella, selvatica, eccola qua, vado. Volavo, vai, guarda che bello, la taglio un pezzettino così, già l'abbiamo cotta, scottata, mamma mia ragazzi, io non lo so voi, mi dispiace per voi, io se ero in voi oggi andavo a fare la cicoria, poi facevo la pasta all'uovo e andavo al mercato come ho fatto io a comprare la salsiccia o il pecorino. Poi che fai? Lasciamo così, ma un po' di colore ce lo mettiamo, eh sì che ce lo mettiamo, guardate qua che roba, mamma mia, oh, questo è il re dei pomodori, questo è il principe, il re, proprio l'imperatore dei pomodori, pomodoro casalino, butto il pomodoro, guardate qua, e mo un altro pomodorietto, vai così. Mamma mia, adesso mi sta a piacere adesso sta pasta, guarda qua, guarda che robetta, la salsa è pronta, eccoci qua, adesso facciamo la pasta. Allora, guardate qua che meraviglia, metto così e comincio a stirare la mia pasta. Avete capito perché le donne della volta c'hanno quelle belle braccia, belli forti? Guardate che bella, bel colore, e guardate proprio la grana della pasta com'è, lo spessore è da mal tagliato, basta, abbiamo deciso, quindi io vado in questa maniera, proprio facciamo mal tagliato così, acqua salata, ecco qua, e pasta, mal tagliato dentro. Sono pronto, ho capito pure musica, eh? Gli diamo il ritmo giusto, diamo il ritmo giusto ragazzi, vai così, guarda che bella, mamma mia, che roba, bella condita, e adesso lo vogliamo sentire? E sentiamo. Guardate qua. Mamma mia, che roba. Fermi tutti. Sono in dovere, non posso non farlo. Allora, io voglio ringraziare quelli che oggi mi hanno dato questi prodotti, le uova, il pecorino e la salsiccia. E adesso assaggiamo. Come sarà? Ah, non so, boh, forse, boh. Sto sbavando. Buona, amaro, dolce, saporito, piccante, buona, rifatela, buon appetito.